L'insolenza, per il pittore Sante Monachesi, è sempre stata un vero e proprio imprinting artistico ed esistenziale, un carattere della sua personalità che gli diede la possibilità di esprimersi durante la sua carriera artistica in modo libero e schietto. L'artista, come polimaterico, si è servito infatti della tecnica con spirito irriverente. Come pittore ha abbassato a codice popolare, pure originale, le sacre invenzioni dell'avanguardia. Come scultore ceramico ha realizzato nel 1939 due ritratti escremenziali dei più potenti critici della sua epoca. È stato tutto ciò a rendere forse difficile la vita di Sante Monachesi nell'Italia dei poteri. Dire futurista di lui è dire tutto e niente, soprattutto per un artista che quando decise di aderire al futurismo, creando nel 1932 un suo gruppo a Macerata, lo fece già per memoria di un movimento e di un'idea quasi finiti, almeno nel loro spirito originario. A Sante Monachesi e alla sua arte è dedicata un'importante mostra antologica allestita fino al 15 novembre negli spazi dello showroom di Piazza di Spagna, intitolata L'insolenza, un artista tra futurismo e pop art.